Marina Lubian, 11 aprile 2000, Ariete, centrale, 5, 44, 2 piercing, 4 tatuaggi e i motivi sono tanti e svariati. Ma sono come pregio direi creativa e come difetto, che lo considero un po' un difetto e un po' un pregio, sono molto impulsiva. Faccio il quinto anno del liceo scientifico e per l'università, sicuramente farò l'università e stavo pensando a psicologia. Più facile, filosofia, fisica e matematica. I miei genitori giocavano, mio padre allenava, mia madre giocava e quindi piano piano mi sono avvicinata alla pallavolo così, anche perché la mia famiglia in generale è una famiglia di sportivi, quindi ho provato un po' di sport prima della pallavolo. Ma adesso è un gioco come prima cosa e spero che possa diventare il mio lavoro ed è sicuramente quando e se sarà il mio lavoro e adesso è sicuramente una passione. Ho iniziato seriamente in prima media a Chieri, alla mia società d'origine Chieri, in cui però ho fatto under 12 e under 13. E diciamo che considero come mia società, la società che mi ha formato la Lilliput con Massimo Moglio. La FAST. La 7. Beh, allora, la mia esperienza al Club Italia è iniziata 3 anni fa, questo è il terzo anno, e è un onore stare qui perché qua ci danno un sacco di opportunità. E comunque quella per esempio di giocare contro delle professioniste vere, ci danno la possibilità di imparare, ad essere come loro. Allora, prima studio, poi musica sempre, anche quando studio, quindi musica costantemente, e letture un po' di meno. Ma io ho sempre avuto come atleta di riferimento Valentina Righetti. E sì, è da sempre stata lei. Beh, Mohamed Ali. È un onore ed è gioia. Ma diciamo che sicuramente come ogni sportivo, credo, ho l'obiettivo di andare alle Olimpiadi, ma non solo di andarci, di giocarci anche da protagonista. È un obiettivo un po' ambizioso, ci sono un po' di step in mezzo sicuramente, però quello finale. Quello delle Olimpiadi. Non lo so. Spero appunto, come ho detto prima, di far sì che la pallavolo diventi il mio lavoro e comunque continuerò a studiare, quindi magari continuare un po' gli studi e trovare un altro piccolo lavoro. Un sacco di esperienze internazionali. E quindi anche magari andare a giocare all'estero, che è il mio sogno, e un sacco di esperienze sia con il club, quindi coppe varie, eccetera, e con la nazionale.